Dai, fateci sapere dove siete e con chi state guardando questa finale del campionato del mondo 1-8 off-road. Ancora pochi minuti e si aprono le danze, aperte. Ancora un'ora e pochi minuti e sapremo chi sarà il vincitore di questa edizione, la 17ª del campionato del mondo buggy. Dai, commentate, commentate, dove siete e con chi siete a guardare questa finale. Nel frattempo, condividete tutti il link del live di automodel.net. Drivers have spent years, months and days preparing and practicing for exactly this moment. They came here to Western Australia, many for the first time Pista even in aperta, Australia. pista aperta. Just some 10 days ago, they've practiced, they've qualified and they've raced their way to be right here in front of you this afternoon at the Model Off-Road Bucket Club as they get ready Sale for la racing. tensione, sale la Here tensione, we'll be si crowned the inizia. 2018 IFMA 8 Nitro Off-Road World Champion. Cosenza, Napoli, c'è chi va al Grandstand lavoro e emerge. vede la fine, guarda la The finale da Roma, stage dai, su. is on. As all eyes in the RC world turn to the Model Off-Road Buggy Club in Whiteman Park, Western Australia. Tens of thousands of liters of water have gone into this surface to make it premium in preparation for racing here. The Model Off-Road Buggy Club has gone through a three-year process in order to host this World Championships. And it all comes down to the next 60 minutes of racing. It's an incredibly hard race to win and an incredibly easy race to lose. It's even incredibly difficult to get into. C'è anche chi è a Pascarola dove facevamo le gare, sì, ci sono stato a 13 Pascarola, mi ricordo, world's best saluto a tutti gli amici. taking center stage. As thousands from all around the world watch live online before we get underway. Chi si è alzato questa notte per seguire le semifinali? Chi ha seguito la semifinale di Davide Ongaro? Nobody has managed to win this race consecutively. Only one man in history has managed to win this race Sentiamo di twice. sottofondo il commentatore che dice Only one man, And every year we un come solo away from our uomo, world uno championships solo, away sarà from il his heart. campione tra un'ora. Can the current world champion go back to back? Salutiamo Michele, ci sono 40 persone che porta nel bus e tutti guardano il mondiale, quindi And every year we salutiamo hold tutti the gli dream to amici become a nel world bus con championship. Michele. As we look at your starting grid once Salutiamo again on Bruno screen. Gabrielli dal Roma Cross Village. Salutiamo Let's review the Stefania starting Sortiero, cioè grid. Matteo, che Winebreaker dalla starting on Germania pole. segue David e Runoff ci segue defending per his tifare mark. Davide The Ongaro. Nitro Off-Road World Champion starting second from your overall top qualifier this week. Ty Tesman in 2014 IFMA World Champion starting third. Young Italian David Ongaro proving himself so far into fourth on the grid here for our A-Main. The 2012 IFMA World Champion Robert Battier on P5. Ryan Cavalieri starts from P6 with Jared Thibault on the 7th spot. Renaud Savoia will start from grid 8. And Aaron Stringer from Brisbane, Queensland, will start from grid 9, along with Kyle McBride, 8 time in a row Ciao Australian agli National amici Champion. a Nazario da San Nicandro, ciao a Davide da Siracusa. Ahead of Naoto Matsukura, Ci newly crowned siamo, ecco 200 la griglia di Nitro On-Road partenza. World Champion just a couple of weeks ago, starting on grid 11. Riccardo Berton on 12. They are joined on the 13th spot on Salutiamo the grid, Giovanni bumping out of the da last Modica, chance provincia di qualifier Ragusa. by CJ Yellen. Ecco, sono in griglia di partenza i meccanici. The last chance to fuel them up and the last chance to take a breath. Get up on the edge of your seat, you're not going to need anything else here. As we get ready to Sale go la racing tensione, sale la to the IFMA tensione. World Championship A-Main.
Si parte per la finale. Conto alla rovescia, meccanici pronti a lasciare le macchine dei loro piloti sulla griglia. Partiti, partiti, è partita la finale del campionato del mondo, una hot off-road a Perth. Guardiamo, aspettiamo il primo passaggio. Mayfield, Ronnefog, Tetzman, Ongaro, Battle, Cavalieri, Tebo, Savoia, Stranger, McBride, Jelin, Matsukura e Berton. On the second lap of racing, up on two wheels into the reef runner, Tyus Tessman all over his rear wing, over the G&M forklift tabletop here, Tessman jumping big, trying to set it up around the outside to fire it up the inside of the front row screen, step up, can't get Davide Ongaro in terza posizione, Mayfield, Tessman, Ongaro. Ronnefog, oh, Ronnefog out of the Hearns of his triple, Ty Tessman goes to second, Ronnefog gets Marshall deeper in the field, David Ongaro goes to third, Robert Battier to four, Ryan Cavalieri to five, down the maximum main straight away, Ronnefog now going to be on the back foot. But this is no 5-minute race. This is a 60-minute endurance race. A hard slog all the way to the line. As Ryan Mayfield leads away from Ty Tessman in second. David Ongaro sideways down the right-hand side in third. Partita la finale. Mayfield, Tessman, Ongaro. Racchiusi in poco più di 4 secondi, quindi la gara è partita ed è in battaglia. It's Mayfield, Tessman, Ongaro, Battier and Cavalieri. Your running order through the top 5 right now. Kyle McBride into the 6th spot. Naoto Matsukura into 7. Thibaut getting stuck. Inquadrato Ongaro alle spalle di Tetzman, un po' più avanti c'è Mayfield con la sua Mugen, ecco Davide Ongaro, Ongaro sta praticamente francobollato a te Tetzman, eccoli sul rettilineo. Ma alle spalle di Ongaro arriva Robert Battle, eccole, quindi sono tutti là. Che partenza ragazzi, Mayfield intanto va avanti. Ryan Mayfield is trying to run and bolt and build a buffer. Through the King Max Grossfoot and down the maximum main straightaway. Una Mugen avanti a tutti, l'X-Raid Tetzman dietro l'asso di Ongaro subito dopo e Robert Button, un'altra Mugen alle spalle di Davide. Trying to chase down Robert Battier for fourth as Ongaro starts to really put pressure on Ty Tessman now for second. Tessman and Ongaro battling for second and third as we follow along with Cavalieri. As we follow along this battle, Ryan Mayfield just out of frame is trying to stretch out that gap. Last time over the line, he's 1.8 seconds clear of Ty Tessman. Doesn't sound like much, but Ongaro in seconda posizione. But Tessman ha un problema, è sceso. Abbiamo visto cosa è successo a Tessman, però in questo momento Mayfield, Ongaro, Battle, primo, secondo e terzo. Over at the Shannon chicane coming down the single. Now goes back to P5. David Ongaro elevates himself up in the second as Ryan Mayfield will now carry a bigger buffer across the line, 2.4 seconds from Ongaro. Ongaro, Ongaro, dice il telecronista, il commentatore di questa finale. Due secondi e tre separano Ongaro da Mayfield. Mayfield. Only the gap coming down to 1.6 seconds. David Ongaro has decided to start pulling the trigger a little harder. But for Ongaro pushing the sticks as a stick driver. The young Italian pushing the team associated
Ongaro si sta facendo sotto, vediamo a Mayfield, si sta facendo sotto a Mayfield, gira più veloce, l'ultimo giro 33-9 per Mayfield, 33-1 per Ongaro, 33-3 per Robert Battle in terza posizione. Vediamo questa tornata, sono trascorsi 5 minuti. Closing the gap to Mayfield here. 33-8, 33-4 per Ongaro. Si avvicina, è a 5 decimi Davide Ongaro da Rain Mayfield, quindi inizierà adesso una guerra tra i due, anche se vediamo che Davide ha un passo più veloce, gira circa 4-5 decimi più veloce di lui. Eccoli inquadrati in questo momento. Getting a lot closer to the rope that time by trying to cut the corner as tight as he possibly can and stay on top of Mayfield. Into the front row screen, step up Mayfield, sliding the car through the corner. Ongaro getting wild, coming down the hill, gives away a little bit of time. We'll try and make up the gap now. Eccoli. La Mugen di Mayfield davanti, Davide Ongaro con la sua asso subito dietro. Eccoli sotto al palco ed eccoli qui sul rettilineo di partenza. 33-716, 33-779 Ongaro, quindi leggermente più lento in questo giro Davide Ongaro. Errore di Mayfield, passa Ongaro al comando. Davide Ongaro al comando della finale del campionato del mondo 1-8 off-road. Purtroppo in questo momento i tempi sono bloccati, non riusciamo. Ecco il replay dell'errore di Ryan Mayfield e Ongaro non ci pensa due volte, lo infila e passa a condurre la finale del campionato del mondo 1-8 off-road. I tempi sono bloccati, quindi al momento non fate affidamento al cronologico perché non sappiamo cosa sia successo, ma sono momentaneamente bloccati. Iniziano i primi rifornimenti. Qualche incertezza per Davide all'ingresso dei box, riesce Davide. Abbiamo visto ha sbattuto un po' sulle barriere laterali della corsia, però. Errore di Davide Ongaro, ripassa a condurre, lo ripassa Ryan Mayfield, se abbiamo visto bene. Vediamo, dovrebbero essere ripartiti anche i tempi in questo momento. Sì, sono ripartiti anche i tempi, quindi vediamo. Was running third before pit stops, gets a fuel up and rejoins with a 4.7 second stop and emerges back into third place. Holding on to that spot right now is Ryan Mayfield, goes back to the top from David Ongaro in second. A mistake each now. Evens out the playing field at the front. Ci siete? Siete collegati? Siete col fiato sospeso? State respirando o state solo in apnea a tifare Davide, che vediamo lì alle spalle di Ryan Mayfield? Quindi ricordiamo poco fa un errore di Mayfield ha consigliato a Davide di passare in prima posizione, ma purtroppo anche Davide dopo il pit stop ha commesso un piccolo errore che ha permesso a Ryan Mayfield di ritornare in testa. Ma Davide è lì, sta tallonando Mayfield. Vediamo i tempi a questo giro ora che arrivano. Cinque decimi separano i due, ma si vede anche visivamente che sono attaccati. Ecco qui magari un po' più avanti Mayfield.
che finale ragazzi. Nel frattempo condividete questa diretta, questo live di automodel.net. Io sono Francesco Ciriello, automodel.net, che tra poco più di un mese compirà 18 anni. Into the King Max Crow's Foot, down the maximum lane straight away. We are 10 minutes down, 50 minutes to go. Problems for Aaron Stringer. At the top of the track, just came across the track in front. Ragazzi, questa finale è una guerra tra Mayfield e Ongaro. Ecco inquadrato Mayfield in questo momento. Ecco Davide, è arrivato alle spalle, proprio incollato alla lettone di Ryan. Ryan Cavalieri Ongaro in second. Down to P5 now. Robert Battier goes to the third spot. From Ty Tessman, your top qualifier, into fourth. Ryan Cavalieri back to P5. As we see in the pit lane, some problems here for Sunshine Coast. Sono saliti un po' i tempi rispetto all'inizio. All'ultimo passaggio, Mayfield 34.062, Ongaro 34.094. Quindi Gino praticamente sugli stessi tempi. Trying to hold on to third. I believe Ty Tessman going to go through for third now. Ryan Cavalieri goes through for third. Tessman in four, Battier in five. Their battle starting to heat right up, but the battle for the race lead. Come non detto, 33.8 in questo momento Mayfield, 33.5 Davide Ongaro. Tre decimi più veloce Davide. E c'è Gamberini Germano che dice che Davide è l'unico a usare Radio Comanda Stick in finale, grande, sì. Made a mistake early and gave away the advantage that he had. Now trying to chase down Ryan Cavalieri. 2014 IFMA World Champion. Trying to get around Cavalieri and set chase after your race leaders. Mayfield and Ongaro. Through the GNM forklift tabletop goes your race leaders. And across the Kershaw steps goes Cavalieri and Tessman. 33.6.81 per Mayfield, 33.5.16 per Davide Ongaro in questo giro. Back to Cavalieri, second back to third. You can see the look of determination and focus. Un secondo esatto tra i due, tra Ryan e Davide. Nel frattempo Tessman è risalito in terza posizione, ma è distaccato di 11 secondi dal gruppetto di testa. 33.5 per Ryan Mayfield, 33.7 per Davide in questo giro. Ricordiamo, per chi si fosse connesso in questo momento, siamo su automodel.net e stiamo seguendo la finale del campionato del mondo no auto off-road che si sta svolgendo a Perth in Australia. Due italiani in questi ultimi 60 minuti della finalissima, Davide Ongaro e Riccardo Bertone. Davide Ongaro in seconda posizione, Franco Bollato a Ryan Mayfield che conduce, Riccardo Bertone in nona posizione. Nel frattempo la regia ci inquadra Ty Tessman. As we pick up with Ryan Mayfield making his way down the right hand side, powering into the Hearns of his triple. Mayfield trying to lead from David Ongaro last time across the line. Ecco inquadrato invece Ryan Mayfield. Davide Ongaro in seconda posizione a un secondo esatto dal leader di questa finale.
Ma stiamo anche attenti a Ty Testman in terza posizione, che ha 11 secondi da Davide Ongaro. Allunga Mayfield, Davide ha girato un secondo e mezzo più lento a questo giro, 33.3 per Ryan, 34.9 per Mayfield, per Ongaro, scusatemi, per Davide. Salutiamo Daniele Barattini, ciao, Alex Berna, che sta tremando come uno stick, forza. Vediamo, Davide è dato per rosso, infatti ha fatto un giro in 37.8, quindi 3 secondi più lento di Ryan Mayfield in questa tornata. Forse aveva rifornito Ongaro. Vediamo. Mayfield è entrato in questo momento ed è riuscito. Vediamo. Gives away a lot of time and now falling back into the clutches of Ty Testman. So Ryan Mayfield released out front and in control of this race so far at the one quarter race distance point. As Ongaro drops a second, Testman now in for fuel. Testman nei box in questo momento. Riesce. Nel frattempo, quindi alla tornata precedente, Testman si era portata a 3 secondi da Ongaro. Vediamo adesso in questo giro. Davide è a 5 secondi da Mayfield, che conduce. In terza posizione Ryan Cavalieri in questo giro, che è a 7 secondi da Ongaro. Cavalieri now pits and comes down the maximum main straightaway for Ty Testman, getting his fill up. Cavalieri's pit transit time 4.9 seconds. He rejoins in fourth here. Ty Testman going back to third. As Testman makes his way across the GNN Forklift tabletop. We check on the corrected gap once again as the battle for the lead is heated up. Ryan Mayfield having a shocker a couple of laps ago, a 38.1. The battle for the lead is back on. We'll check on all the gaps as we bring it across the line. 17 minutes 40 down. 42.20 to go. Ongaro si è portato a meno di un secondo da Ryan. He's got clean air in front, clean air behind, and he's pushing hard. The Canadian 2 secondi in questo giro, quindi has been in this position before. Testman invece a 4 secondi e 7 da Davide Ongaro, quindi è guerra aperta lì davanti quando mancano circa 40 minuti al termine, 42 al termine. Testman 5.7 seconds, it's starting to heat up, it doesn't look like much yet on track. Davide Ongaro è passato a condurre in questo momento. I cronologici, i tempi ci danno Ongaro in testa, seguito a 9 decimi da Mayfield in seconda posizione. Quindi Ongaro in questo momento conduce questa finale del campionato del mondo, una hot off-road. Vediamo se la regia ci inquadra il leader, eccolo lì davanti. Ci ha accontentato la regia australiana. FRS, ricordiamo, live seguito da FRS, le immagini sono di FRS. Mayfield trying to close the gap to Ongaro, who's managed to pull it out to 1.4. 2 secondi, anzi un secondo e 4 separano Mayfield da Ongaro. Siamo in questa tornata.
33.8 il giro di Davide Ongaro, 33.6 il giro di Ryan Mayfield, quindi recupera due decimi Ryan. In the first three rounds of qualifying, then threw down, taking two TQ runs, putting him back up the order. Unfortunately, his extra results counting four of six. Purtroppo non riusciamo a capire visivamente il distacco tra Ongaro e Mayfield, perché la regia inquadra Ryan. Non vediamo avanti Davide, quindi ci affidiamo ai tempi. 33.7 Davide Ongaro, 33.6 Mayfield in questo giro, quindi un altro decimo recuperato da Ryan su Davide. Ora la regia ha diviso gli schermi, a sinistra vediamo Davide e a destra Ryan. Stick in the landing. As Mayfield tries to give chase. They're split now by Kyle McBride from Brisbane, Queensland. Nell'ultimo giro Davide è stato più veloce di 4 decimi, quindi ha aumentato un po' il suo vantaggio. Piccola incertezza all'atterraggio di Davide di quel salto. He's charging forward as well for the defending IFMA World Champion. Ty Desmond. Nel frattempo c'è David Ronnefolk che è risalito in terza posizione, quindi abbiamo nelle prime tre posizioni tre auto diverse: Asso di Davide Ongaro, la Mugen di Ryan Mayfield e l'Hot Body di David Ronnefolk. Guarda. Mayfield losing time. Avrà commesso un errore Ryan in questo giro, perché Davide gira in 33.5 e lui ha chiuso la sua tornata in 36.1. Davide è impegnato con i doppiaggi in questo momento. Ecco Davide inquadrato in questo momento. Rifornisce Davide, padre Mauro e Riccardo Berardo, il Verri, velocissimi, quindi aspettiamo questo giro per capire. Davide 38.9 dopo il rifornimento, Ryan Mayfield 36.0.64, ma eccoli inquadrati. Mayfield knows that he needs to pit as well, as Mayfield now pulls into the pit lane, taking his fuel stop. The third pit stop's on the board here. The fastest one of our top few drivers, 4.7 seconds of Ty Desmond from his second stop, 4.8 seconds of Ryan Mayfield in pit stop number three. David Ongaro released out front once again, down the right-hand side, powering into the Hearns Hobbies triple for the young Italian. Who just puts it down on the landing of the triple beautifully. 36 minuti al termine. Sta conducendo Davide Ongaro, seguito in questo momento da Ty Tessman. Ty Tessman in seconda posizione è a circa 5 secondi da Davide Ongaro, però probabilmente non ha ancora rifornito il pilota X-ray. Vediamo inquadrato Ryan Mayfield con la sua Mugen in questo momento, proprio alle spalle di Ty Tessman. Following on the left side of your screen,
A replay of the crash from Ryan Mayfield not long ago. Sì, la regia ci ha inquadrato l'errore di Ryan Mayfield e l'errore del recupero che nel girarlo lo ha ricappottato. E nel frattempo conduce Davide Ongaro questa finale in Australia del campionato del mondo. E ragazzi, lasciate qualche commento, dai, state seguendo? Secondo me siete tutti in apnea. Segnaliamo anche la buona gara di Riccardo Berton, l'altro italiano in questa finale, in ottava posizione in questo momento, con la sua Chioscio. Mayfield è riportato in seconda posizione e ha girato in questo giro, no, anche lui, in questa tornata abbastanza lento. Ci sono 10 secondi adesso tra Davide Ongaro e Mayfield, 10 secondi di differenza, che sono tanti, ma sono anche pochi. Basta nulla, però noi siamo qui tutti col fiato sospeso, tutti col fiato sospeso in questa finale del campionato del mondo not off-road che si sta svolgendo, ricordiamo, in Australia. In Australia sono 7 ore avanti, in questo momento sono le 16:08 a Perth. Renner Savoia in 12 and Aaron Stringer running out your 13 with 33 minutes and 40 seconds left to run. Oh, run a fault. Errore di Ron Falk, è andato fuori. And Ron Falk now loses all that time that he put in trying to close the gap for Tessman. 33-9 nell'ultima tornata per Davide Ongaro. Aspettiamo Mayfield. Trentatré e otto, quindi un decimo più veloce Ryan in questa tornata. Stretching that lead over the rest of the field for David. 33-4 in questo giro per Ongaro. Vediamo Mayfield invece come chiuderà questa tua tornata. 34-0, quindi più lento in questo momento. Ragazzi, io sto provando a essere più sportivo possibile, però credo, diciamo, sia evidente il tifo per Davide Ongaro. Però sto provando a essere imparziale il più possibile, anche se vi assicuro che è difficile essere imparziali con Davide Ongarino lì davanti. Ongarino, un tempo Ongarino però. E ha ragione Stefano che sto commentando come un bradipo, però anch'io sono un po' in apnea a seguire Davide. Vi assicuro che non è facile stare qui. Ryan Mayfield needing a bit of help through the Shannon chicane there. Catches up, but still on the back foot, trying to chase down David Ongaro. As Ongaro still in clean track, using the opportunity to 34-6 per Davide in questo momento. Vediamo il passaggio di Mayfield. Cosa ci dirà sui transponder? 34-0, quindi 6 decimi più veloce in questa tornata. Ryan con la sua Mugen. 11 secondi circa il distacco tra Davide e Ryan. In terza posizione Ty Tessman, quarto l'attuale campione del mondo David Ronnefolk, quinto Cavalieri, sesto Battle, settimo Tebo, ottavo l'altro italiano Riccardo Berton, nono McBride, decimo Matsukura, undicesimo Savoia e a seguire Schelling e Stringer. Right now, trying to chase down David Ongaro, the young Italian who's starting to make his way up onto the back of some lap traffic, pulling out to his 10.7 second advantage over Mayfield in second, now 11.4 seconds as Mayfield comes across. 33.5 in questo momento il tempo di Davide Ongaro, questa tornata, questo giro. Vediamo Mayfield, 33.2, quindi stanno spingendo, i due stanno spingendo. Joined with Robert Battier and Jared Tebow, not too much further behind.
line. Trentaquattro e otto questo giro di Davide. Vediamo Ryan subito dopo cosa farà in questa tornata. 33 e 6, quindi recupera ancora qualcosina. 10 secondi e 1, ecco Davide al rifornimento in questo momento. Esce Davide, dovrebbe, siccome più o meno il tempo del rifornimento è di 3-4 secondi, dovrebbe uscire comunque avanti a Mayfield. Vediamo se è così. In questo momento è inquadrato Davide Ongoli, infatti è passato e 37-5 in questo giro, 34-7 per Ryan Mayfield, probabilmente non ha ancora rifornito. His way through lap traffic into the right hand side of the circuit over the step up and into the right side tabletop through the King Max Crow's Foot down the Max on the main straightaway. David Ongaro's pit lap at 37.5. Ryan Mayfield now triggering the pit in loop. Dovrebbe entrare adesso Mayfield, vediamo. As Mayfield takes fuel. Quindi vediamo al prossimo giro il distacco dopo i rifornimenti. Tessman in seconda posizione, mentre Mayfield rifornisce. Il distacco è di 13 secondi tra Davide Ongaro e Ryan Mayfield, che in questo momento è in terza posizione. Però diciamo, vediamo dove a breve entrerà anche Tessman a rifornire, quindi Mayfield si riprenderà la seconda piazza. From David so far into the G&M forklift tabletop. Ongaro now running up onto the back with some traffic. Ricordiamo a chi si fosse connesso da poco, siamo su automodel.net e stiamo seguendo la finale del campionato del mondo una 8 off-road che sta svolgendo a Perth in Australia. Lì sono le 16:14, sono 7 ore avanti e sta conducendo questa finale Davide Ongaro, seguito in questo momento da Tessman e Mayfield. Però diciamo che Tessman ancora deve rifornire, invece sia Ongaro che Mayfield hanno già fatto il loro ennesimo pit stop, ennesimo rifornimento. Minuti al termine. Ci sono ancora circa, credo, 3 rifornimenti da fare. Mayfield, ecco, alle spalle di Tessman. Tessman non vuole mollare la seconda posizione, ma ecco che Mayfield si prende la seconda posizione. Vediamo se la lotta tra Mayfield e Tessman hanno avvantaggiato Davide Ongaro lì davanti. 34-6 per Davide in questa tornata. Vediamo Mayfield. Eh no, 33-7 per Mayfield, quindi velocissimo in questo giro. Il distacco tra i due è di 12 secondi, quindi diciamo costante il vantaggio di Davide su Mayfield. Ricordiamo, mancano 26 minuti al termine. Che finale ragazzi, che finale! 25 minuti al termine, Davide Ongaro conduce, segna l'ultimo giro in 33.678, vediamo Mayfield alle sue spalle come chiude questa tornata e capiamo anche il distacco tra i due.
33 e 4, anche Ryan sta spingendo parecchio, i due sono separati da 12 secondi esatti, 12 secondi esatti dividono Davide Ongaro da Ryan Mayfield. Ragazzi, non so voi, ma io sono realmente in apnea. Abbiamo Ongarino lì davanti a tutti. We are 35 minutes down, 25 remaining. Last pit stops happening at the 30 minute mark. We'll see the fifth round of stops. Abbiamo questo giro 33 e 5. Davide, vediamo. Sideways coming down the off camber and into the King Max Pro. 34 e 2 per Mayfield nell'ultima tornata, quindi ha recuperato qualcosina. Infatti, ha preso un altro po' di vantaggio Davide. At the Model Off-Road Buggy Club in Watton Park, Western Australia. Da 3.8.85 per Davide in questa tornata. Vediamo Ryan come chiude questo giro. E poi guardiamo il distacco. 33 e 8, praticamente identico il tempo tra i due. Ryan Mayfield in second. 13 secondi il distacco. In terza posizione Davide Ron poco in questo momento. Testman in quarta posizione. E la regia ci inquadra Davide Ongaro in questo istante, eccolo lì. Anzi, mi sa che c'è stato un piccolo errorino di Davide, se ho visto bene sullo schermo destro. Vediamo, aspettiamo il passaggio. Infatti, ha un, l'ultimo giro in 35.9. 65 giri in questo momento per Davide. 33.8.44, il suo ultimo tempo. 33.7 per Ryan Meldrum invece, che gira quindi un decimo più veloce. Il distacco tra i due, vediamo, è di 11 secondi. Salutiamo, ciao Vincenzo Vincitorio, ciao. È stato un errore e Ryan ha recuperato un secondo. 35.0 questa tornata per Davide. Ryan Mayfield wants a chance at the Ismail World Championship. This time across the line, 10.8. Further back, 33.9 Ryan. Quindi recupera un altro secondo Mayfield. Infatti sono 10 adesso i secondi che separano Ongaro da Mayfield, prima e seconda posizione. All the way down at the back of the line on the opening lap, putting in the work to drive his way through. Rifornimento per Ongaro. Riesce, vediamo, dovrebbe uscire comunque avanti perché, come abbiamo già detto, all'altro pit stop ci mettono circa 3 secondi a rifornire. Vediamo un po' il passaggio. David Ronafalk not helping his cause here. As he drops down to fourth again before he took fuel, has to do all that work to catch Testman once again. As David Ongaro, his pit outlap at 37.7, the young Italian untouchable out front right now. Ragazzi, mancano ancora 21 minuti al termine e due rifornimenti da fare. Davide Ongaro è lì davanti a tutti in questa finale del campionato del mondo 1-8 off-road aperto in Australia. Following along with Riccardo Berton. Vediamo dopo i rifornimenti sia di Davide che di Mayfield il distacco tra i due. E di 12 secondi esatti. Testman in terza posizione, Ronfolk in quarta, Cavalieri quinto, Battle sesto, Tebo settimo, Berton ottavo, saldamente l'altro italiano in ottava posizione, McBride nono, Matsukura decimo, Savoia undicesimo, Selin e Stranger a seguire. La regia inquadra Davide Ongaro in questo momento, eccolo lì, sui salti, nel misto, sotto il palco in questo momento, sul rettilineo di partenza. E guardiamo
inquadrato Ty Tessman in questo momento invece che in terza posizione. Although Tessman yet to pit for his fifth stop here, his last stop at the 33.51 mark. Now at the 39.50 mark, Tessman will be thinking about fuel soon. 12 secondi in distacco sempre tra Davide Ongaro e Ryan Mayfield quando mancano 19 minuti e mezzo al termine di questa finale del campionato del mondo. Ricordiamo agli amici connessi da poco, siamo sotto model.net, siamo in diretta e stiamo commentando la finale del campionato del mondo 1-8 off-road che sta svolgendo in Australia per... We're inside the final 20 minutes. As Mayfield with a mistake at the reef runner gets Marshall. Now Ty Tessman goes through for second. Seconda posizione Ty Tessman in questo momento. 19 and a half minutes left to run. We follow along with Ryan Cavalieri. Having a quiet race at the moment. Currently sitting Ongaro 33-0-17 in questo momento. 33-0-17. Sono passati 40 minuti e Davide ne ha ancora perché sta spingendo fortissimo. 3-0, mamma che finale, che finale ragazzi. Ronafolk trying to chase down Tessman and Mayfield for second and third. But currently sitting back there in fourth as Tessman still yet to take fuel. Inquadrati in questo momento Tessman e Ryan Mayfield, secondo e terza posizione. But he only holds on to track position at the moment from Ryan Mayfield. Mayfield having trouble in the right hand side of the circuit. This is where Ty Tessman can do some damage on Mayfield, but trying to make up an 18 second deficit. Ragazzi, che finale, siamo in diretta sotto model.net. Si sta svolgendo la finale del campionato del mondo 1-8 off-road in Australia a Perth. E lì davanti a tutti in questo momento a 17 minuti e mezzo dal termine c'è Davide Ongaro con la sua Asso. In seconda posizione Ty Tessman, terza posizione per Ryan Mayfield, quarto Ronafolk. Ma siamo tutti qui col fiato sospeso in apnea a tifare per Davide Ongaro che è lì davanti a tutti. Mayfield si riprende la seconda posizione. Aspettiamo un po' il prossimo giro per capire i distacchi tra Davide Ongaro e Ryan Mayfield in seconda posizione. Renault Savoia in 11 with CJ Yellen in 12 and Aaron Stringer running out your 13 car field as Tessman getting caught up at the Shannon chicane. Ryan Mayfield goes back to second now. 18.8 seconds down on David Ongaro, the young Italian, stomping his way around the circuit. Ragazzi, 20 secondi separano Davide Ongaro da Ryan Mayfield e mancano 16 minuti al termine. 16 minuti al termine. On the back foot, trying to chase down Ryan Mayfield. He's lost a lot of time. Siamo in diretta sotto model.net, le immagini sono di FRS, ricordiamo, ma noi stiamo seguendo per tutti gli amici d'Italia questa finale del campionato del mondo 1-8 off-road. 15 minuti e 40 al termine, Davide Ongaro conduce, seguito da Ryan Mayfield e Ty Tessman in terza posizione. Ho notato che
Da quando è iniziata la finale sono aumentati gli spettatori, ma sono diminuiti i commenti, perché siamo tutti presi dal guardare il nostro Davide Ongaro che è lì davanti a tutti. Ancora è lunga, ancora però mancano 14 minuti e 40 al termine. Qualche imprecisione di Davide in questo misto. Ecco il rifornimento per Davide, velocissimi Mauro e Barry. Quindi questo dovrebbe essere, secondo i nostri calcoli, il penultimo rifornimento di Davide Ongaro, che in questo momento è inquadrato, ecco come ricorda anche la sua impressione. It's absolutely intense from the young Italian through the Shannon chicane and into the right-hand side tabletop for Ongaro, stretching out to what was a 23 and a half second lead at the line last time by. Michele nel pullman ha acceso l'aria condizionata. Making his way down into the reef runner. Just catching up the landing of the double, puts the front end down again and makes his way along. Six pit stop now on board for Ryan Mayfield coming in for fuel. The second place runner. It's going to take something big here to stop David Ongaro. And at this point, no one in the field has anything in the tank to throw at him. The gap 20.7 seconds at the line, even after Ongaro taking fuel. Che finale, ragazzi! Che finale! 13 minuti al termine. Davide Ongaro lì davanti a tutti. In Australia, a Perth. Testman goes back to second once again, leading from Mayfield in third. We follow along with Ongaro, getting his way through traffic, nice and clean from the young Italian. A 33.9 last lap for him, a 35.1 previous. His pit lap a 37.9. This doesn't let up from the Italian. And that's exactly what it's going to take to bring home this world championship. As he leads from Mayfield, no, sorry, from Tasman in second. 19 seconds to tie Tasman in second place. Tasman's last lap at 33.4, half a second quicker than Ongaro. Ongaro has been more consistent than anybody else so far. Able to manage that che pace finale. At the moment. 12 minuti al termine, Davide Ongaro in prima posizione, seguito da Ty Tasman e Ryan Mayfield in questo momento. Errore, errore di Ongaro! Errore di Ongaro in questo giro. I tempi sono un po' avanti, quindi lui è già passato. Abbiamo visto il giro con l'errore, l'ha fatto in 38.5. Mamma ragazzi, 11 minuti al termine. Non bisogna mollare nulla, non bisogna distrarsi. Siamo al campionato del mondo, è un errore, un minimo errore si può pagare caro. Quindi ancora tutti col fiato sospeso, tutti col fiato sospeso, mentre Davide Ongaro è lì davanti a tutti. Seguito da Ty Tasman e Ryan Mansfield. Making his way around. Tasman hits the line. The gap goes to 14.5 seconds. Now, if Tasman can save a pit stop, he may get within about 7 seconds of Ongaro, but he requires Ongaro to make more mistakes. Either that or Tasman needs to start pulling out about half a second a lap to close that gap and put on a fight for the world championship. Ongaro powers down the maximum main straightaway. 10 minuti e 50 al termine. Through the reef runner. Ongaro knows he would like to bank that time up again. Just sideways through the reef runner. The car control from the young Italian is second to none. And that is why he leads nel frattempo away è in this passato saldamente final. In seconda Tasman posizione Ty Tasman. In terza Ryan Mayfield. He can't afford any of those. Tasman requiring absolute perfection to try and close the gap to defeat Ongaro. 10 minuti e 20 al termine. No such problems as he did a couple of laps ago, but sideways through the runner down the hill as a track. Siamo in diretta, siamo su automodel.net.
e stiamo seguendo la finale del campionato del mondo in Australia. Allora rispondiamo ad Abramo Paente, c'è il distacco tra Ungaro e il secondo, aspettiamo questo giro per vederlo. Ci sono 17 secondi tra Davide Ungaro e Ty Texman in questo momento. Last time by for Ungaro at 34-1. 10 minuti al termine. Tesson pulled a half a second on him. Last time across with a 33-7. Mamma ragazzi, che finale, che finale, che finale. Davide Ungaro lì davanti a tutti. Una piccola imprecisione, una sbandata a quella curva abbiamo visto, ma Davide è lì, sta spingendo. Non bisogna distrarsi, sono le ultime fasi di una gara, le ultime fasi della gara, del campionato, del mondo, una hot off-road in Australia, a Perth. Mondiale ci ha costretto a delle vataccie in queste mattine per seguire i nostri italiani, ma fino a questo momento ne è valsa la pena. Mancano 8 minuti e 50. 8 minuti e 50 al termine. E lì c'è Davide Ungaro davanti a tutti. In seconda posizione Ty Tesman. E Ryan Melfield è il terzo in questo momento. Nel frattempo errore di Ron Falk in quarta posizione. Vediamo i distacchi a questo giro. David Ungaro out front and dominating here as Ty Tesman holds second at the moment from Ryan Mayfield in third. A 6 second difference between them and Tesman with one stop left to make. And he last pitted at the 43 minute mark, needing a 6th stopper to bring it home. Andiamo. 33-3. Davide Ungaro in questo giro. Mettiamo il passaggio di Tesman per vedere il suo giro e il distacco quindi tra i due quando mancano 7 minuti e 40 al termine in questo momento e ci sono tra Ungaro e Tesman 24 secondi di distacco. Guarda, la regia ci inquadra Davide Ungaro in questo momento. 7 minuti e 10 al termine. Sentiamo chi commenta la gara in inglese, continua a dire Young Italian, riferendosi ovviamente al nostro Davide Ungaro, che è lì. In questo momento ha il rifornimento, l'ultimo rifornimento per Davide Ungaro. Seguito sotto al palco dal Papa Mauro e da Verri. Sono finiti i rifornimenti per Davide Ungaro e mancano 6 minuti e 30 al termine, ultimi 6 minuti e 30. Che finale, che finale. Distacco nell'ultima tornata di 19 secondi tra Ungaro e Tesman. Però ricordiamo, Ungaro ha già rifornito, Tesman deve ancora rifornire. Ragazzi, non bisogna distrarsi, non dobbiamo distrarci e non deve distrarsi soprattutto Davide Ungaro. Eccolo lì inquadrato sul palco col suo telecomando stick. Chissà se nelle cuffie può sentire il battito del cuore di Papa Mauro o del Verri che stanno lì sotto, sotto di lui. Cinque minuti e trenta al termine. Ragazzi, 5 minuti e 30 al termine. Siamo in diretta, siamo sotto Model.net e stiamo seguendo la finale del campionato del mondo no off-road. Lì davanti a tutti, in questo momento, a 5 minuti e 20 dal termine, c'è Davide Ungaro, seguito da Ty Tesman e Ryan Mayfield. Mayfield, dopo essere stato dietro in seconda posizione per moltissimo tempo, probabilmente ha
mollato un po', pure Ty Tessman che ha martellato fino a passarlo, mettendo pressione a Ryan, però in questo momento c'è Ongaro, Tessman e Mayfield lì davanti a tutti. Qualche sbavatura per Davide proprio lì sotto al palco prima del rettilinio. È dura, ragazzi, è dura affrontare già 60 minuti in una gara normale. Immaginate 60 minuti alla finale del campionato del mondo, dove ci sono i piloti più forti del pianeta. Sono lì, sono tutti in Australia e in questo momento i 13 piloti più forti del pianeta sono nella finale, lì, e tra i 13 piloti più forti del pianeta. Davanti a tutti c'è Davide Ongaro. 4 minuti al termine, 4 minuti al termine. Non bisogna distrarsi. No, errore per Ongaro. Cavolo, errore per Ongaro. Lo dicevo, non bisogna distrarsi, ma non è facile. Immaginate la pressione, la tensione di questo ragazzino che sta lì sul palco. Ragazzino, che in realtà sta crescendo anche lui, però per noi è sempre il nostro ragazzino. Vediamo dopo l'errore. Prendiamo il passaggio di Tessman per capire. Margine comunque abbastanza buono. Tre minuti al termine, tutti col fiato sospeso. Guardiamo Davide Ongaro inquadrato in questo momento. Arrivare ecco sotto al palco, eccolo sul rettilineo. Proviamo a capire il distacco. Sono circa 18 secondi, se ho visto bene. Aspettiamo questo giro per capire. The circuit with 3 minutes and 10 left on the clock. Up into the front row screen, step up, coming up on the back of Robert Battier. Just a touch on the inside of the corner. Ragazzi, io sto guardando i tempi che sono leggermente più avanti rispetto al video, alle immagini, quindi 2 minuti e 20 al termine. Davide Ongaro è lì davanti a tutti. Ecco inquadrato, abbiamo sulla sinistra Davide che guida, sulla destra la sua macchina in pista. Quindi guardate le sue dita a muovere gli stick della radio e la sua macchina rispondere a quei comandi che il pilota gli dà dal palco. 2 minuti al termine, gli ultimi 2 minuti. Un minuto e 40 al termine, un minuto e 40 al termine. Mamma, che finale, che finale. Davide Ongaro davanti a tutti. Ty Tessman in seconda posizione, Mayfield è terzo. Ragazzi, Davide non molla nulla. L'ultimo giro, 33 e 7. Spinge, spinge Davide. Eccolo sotto al palco in questo momento, sul rettilineo. Davide Ongaro che è davanti a tutti alla finale del campionato del mondo in Australia, a Perth. Siamo in diretta su automobile.net e stiamo seguendo le gesta di questo ragazzino italiano che è davanti a tutti i piloti più forti del mondo in questo momento. Ultimi 45 secondi. Ragazzi, eccolo sul rettilineo. Il commentatore dice 1 minuto al termine, ma in realtà i tempi ci dicono 30 secondi al termine. Vediamo se Davide quindi farà un giro più di tutti. Eccolo inquadrato, mamma mia, che finale ragazzi, che finale!
10 secondi al termine. Ragazzi, è finita! Davide Ongaro è lì davanti a tutti alla finale del campionato del mondo. Davide Ongaro davanti a tutti. Davide Ongaro, campione del mondo 2018. David Ongaro, now with less than 10 seconds remaining. Il video è un po' in ritardo, ma i tempi parlano chiaro. Davide Ongaro è davanti a tutti. Davide Ongaro, campione del mondo. Davide Ongaro, campione del mondo 2018. Eccolo inquadrato. Non ci crede, ma lo sa. È lì davanti a tutti. Davide Ongaro, campione del mondo, siamo campioni del mondo, Davide, ecco che abbraccia Ronnefolk, abbraccia Battle, abbraccia tutti, abbraccia Riccardo Bertone, ecco lì a fianco a lui, Ty Tessman, seconda posizione, e Ryan Medefield in terza, eccolo, si abbracciano i nostri due piloti. Campioni del mondo, Davide Ongaro, campione del mondo. The drivers congratulate your new IFMA World Champion. Noi continuiamo ancora la diretta, vediamoci queste scene. Guardate Davide come abbraccia tutti i piloti. Ongaro presented with the World Championship trophy. Ragazzi, Davide Ongaro, campione del mondo. And he is now the 2018 IFMA World Champion in Perth, Western Australia. David, please tell us your first world championship here in Australia. How do you feel right now? I'm very happy because the car works really, really good. Engine, tire, all works really good, and now I'm very happy. A dominant performance in the final. Have you been saving that for today, or has it just come to fruition after qualifying? I think in the qualifying we had a little bit of bad luck, but now the car was really good and I'm happy. Would you like to say hello to all your Italian fans back home watching on? Tutto perfetto, macchina, gomme, motore, tutto perfetto. Grazie mille. Adesso abbiamo conquistato questa e vedremo nei prossimi anni come andrà. Congratulations, ladies and gentlemen. David Ongaro is your 2018 IFMA World Champion. Ragazzi, ma avete visto con che umiltà, con che calma Davide Ongaro ha risposto alle domande? Grande Davide. Beautiful sight here as we make history. A new IFMA World Champion at the Model Off-Road Bugger Club here in Whiteman Park. That concludes racing for the 2018 IFMA World Championships, brought to you by Maxima from the Model Off-Road Bugger Club in Whiteman Park. I hope you've thoroughly enjoyed the show we brought to you here, thanks to Front Row Screens, our broadcast partners, bringing you everything live, free, and in HD. Thank you and good night. Che finale, ragazzi, mamma, Davide Ongaro, campione del mondo. Complimenti a Mauro, al papà e a Verri, Riccardo Verardo, che erano lì sotto con lui. Davide Ongaro, campione del mondo 2018.
Intanto Lucas Maia si sta lanciando sul rettilineo, è qua ad affrontare l'ultimo curvone con cambio di